Ma guardatele queste friselline allo strutto, sono superlative. Ma attenzione, c'è un problema, creano dipendenza. Guardate che meraviglia. Signore e signori, a voi il video. E si inizia subito con questa bellissima ricetta. In questa ciotola abbiamo 500 g di farina di tipo 0. Faccio un buco al centro e verso all'interno 250 ml di acqua a temperatura ambiente. E qui, come potete vedere, abbiamo 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Guardate che meraviglia di lievito. Ogni volta io lo faccio vedere perché mi piace. Per me è una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Quindi metto il lievito all'interno dell'acqua e lo sciolgo. E una volta sciolto il lievito, amalgamiamo tutti gli ingredienti. Dopodiché aggiungiamo 12 g di sale fino. Amalgamiamo anche questo. Ed ora, poco per volta, aggiungiamo 150 g di strutto ammorbidito a temperatura ambiente, poco per volta fino ad esaurimento. E a questo punto prendiamo il nostro composto e lo adagiamo su piano infarinato, poi spolveriamo anche la superficie e cominciamo ad impastare fino a che non otteniamo un bel composto omogeneo. Tenete conto che l'impasto è molto morbido. E una volta ottenuto questo bellissimo impasto, lo andiamo ad adagiare nella ciotola, la stessa dove noi abbiamo impastato, senza lavarla, leggermente infarinata. Copriamo con coperchio oppure con pellicola e mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Per lievito madre, naturalmente sapete che sono quelle 4-5 ore a seconda del nostro lievito, della sua forza e della temperatura che abbiamo in casa. E se fate questa ricetta con lievito di birra, sono soltanto 2 ore. Ci vediamo dopo! E quando il nostro impasto sarà lievitato, infariniamo il piano di lavoro e lo versiamo. Guardate che meraviglia! Ora lo rilavoriamo, però prima una spolverata in superficie. Guardate che meraviglia! Spettacolo! Quindi lo rilavoriamo un attimo. Guardate che meraviglia di impasto, morbidissimo! E poi vedrete il risultato eccezionale. Ora, con un tagliapasta o con un coltello andate a prelevare un pezzetto, quantità desiderata. Se volete, vi aiutate con un po' di farina, o altrimenti, in modo molto delicato, potete creare la vostra frisellina senza bisogno di farina. Quindi create un rotolo delicatamente, poi quando vi regolate che avrete raggiunto la grandezza desiderata, tagliate a metà e andate a creare un tarallo. Esattamente come quando facciamo i taralli. Vedete? Adagiate su placca rivestita da carta forno. Mi raccomando, un po' distanziati perché adesso andranno a lievitare. Un altro tarallo. Vedete? Eccolo qua. E come ho fatto questi, ne vado a fare tutti gli altri. A dopo! E una volta formate le nostre friselline, copriamo con canovaccio e mettiamo in forno spento con lucina accesa a lievitare per un paio d'ore. Se invece realizzate questa ricetta con lievito di birra, basta una sola ora e noi ci vediamo dopo. E una volta lievitate, andiamo ad infornare in forno preriscaldato 180 ventilato e andiamo a cuocere per 10-15 minuti. Praticamente deve essere la prima cottura, il tempo che si crea la crosticina e poi andremo a tagliarle nella loro metà. Quindi una volta estratte dal forno, aspettate un paio di minuti prima di tagliarle. Ci vediamo dopo! È trascorsa la prima cottura, come vi ho detto poc'anzi, aspettate qualche minuto, prendete un coltello a seghetto, eccolo qua, eccole le nostre friselline con una leggera crosticina, la sentite? Eccola. E quindi che facciamo? Andiamo a tagliare sulla loro metà. Guardate che cottura, che meraviglia! Vado a tagliare anche queste altre. E
Ed ora, eccole, le posizioniamo sulla placca dove noi le abbiamo cotte in precedenza, una accanto all'altra. Intanto mi vado a tagliare tutte le altre nella loro metà. E abbiamo riempito ben due placche da forno. Allora, abbiamo fatto la prima cottura a 180 gradi ventilato. Ora dobbiamo fare la tostatura, quindi abbassiamo a 170 gradi ma sempre ventilato e continuiamo per 35-40 minuti. Ma se necessitano di altri minuti, fatelo pure. L'importante è che siano ben dorate, croccanti e friabili. E noi ci vediamo all'assaggio! Vabbè, ma avete visto che spettacolo? Guardate qua, guardate che meraviglia! Anche da regalare sono ottime, eh? E poi una tira l'altra. Naturalmente, oltre a queste ne ho altre in una bustina per alimenti, perché se le chiudete per bene, queste frise ve le dimenticate davvero. E poi sono di una friabilità, di una croccantezza. Volete vedere? Va bene, vi faccio vedere. Vi accontento subito. Allora, guardate. Questa è la parte sottostante, no? E questa, aspettate, ecco. Vedete? Questa è come se quando noi l'abbiamo tagliata, no? Guardate, parte sottostante e parte superiore. Allora, vado subito ad assaggiare, ma veramente io vi faccio vedere prima senza il pomodoro, perché con il pomodoro tende ad ammorbidire un po'. Questo è soltanto per scenografia, giusto per la foto. Ma l'assaggio pure. Dite che non assaggio, però voglio farvi sentire questa. Ed è una. La parte sottostante. Ora questa. Guardate. Beh. Adesso questo con pomodoro. Pomodoro e basilico. E so già che adesso mi starete scrivendo come mai manca il peperoncino, perché in questo caso non l'ho messo, ma da sola poi lo metterò. Ormai lo sapete, io adoro il peperoncino. Allora, non so se ho reso l'idea, è fenomenale questa ricetta, semplicissima. Un po' di lievitazione, se dovete fare con lievito di birra, 12 grammi di lievito di birra fresco. Se dovete fare con quello secco, 7 grammi vanno benissimo. E poi con il mio amato lievito madre che sapete, adoro. Mi è stato chiesto in un commento, ma come mai ti emozioni quando prendi il tuo lievito e lo metti nell'impasto? E io ho risposto, soltanto a chi fa ha il lievito madre sa che cosa provo, perché un conto è mettere il lievito di birra, naturalmente vengono sempre bene le preparazioni, non è che non vengono bene, però il lievito madre è tutto naturale, no? Seconda cosa, l'abbiamo creato noi, oppure ce l'hanno dato, ma sempre creato da una persona, quindi non c'è niente di additivo, non c'è niente di chimico, non c'è niente. Ed è tutto naturale. È per questo che io mi emoziono. Sono tanti anni che ho il mio lievito madre, l'abbiamo fatto insieme ai nostri iscritti, lo sapete. Chi l'ha fatto con me sa che cosa voglio dire. E insomma, ho risposto alla signora. Soltanto chi ce l'ha sa che cosa provo in quel momento. Penso che sia una risposta più che lecita. Allora, io vi saluto, vi ringrazio e come sempre vi do la buona giornata e fatela e fatemi sapere se vi è piaciuta. Grazie a tutti da Tiziana Manimpasta. Alla prossima!